Paolo De Francia, assessore allo sport della città di Rivoli, questa intervista la registriamo ai piedi del castello perché questa risorsa eh, culturale, turistica di livello mondiale, possiamo dirlo, sarà anche protagonista degli European Master Games. Quando mi è stato proposto di ospitare no? una delle gare, una delle discipline delle, degli European Master Game di quest'anno ho accettato immediatamente perché mi è sembrata una grande occasione per la città e per il suo territorio. Abbiamo una collina straordinaria, un una porzione di territorio eh, frequentata dai, dai nostri concittadini, non solo no? in primavera, in estate, per passeggiare, non solo qui al Castello. Mi sembra davvero che eh, le gare di tiro con l'arco possano, possano riuscire nel migliore dei modi. Con Giuseppe Seimandi, cinque volte campione del mondo, andiamo a conoscere le tipologie di bersaglio che verranno utilizzate in queste gare dei European Master Games a Rivoli. Allora stiamo parlando di tiro di campagna, questo tipo di bersaglio, per esempio queste tre, quattro colonne di, di tre bersagli, come si chiamano? Questi sono da 20 cm, sono pidocchi nel germine tecnico, diciamo. Sono quattro, perché le piazzole saranno fatte da quattro componenti, ognuno avrà la sua fila. Questi bersagli, da che distanza devono essere colpiti? Questi vanno dai 5 ai 20 metri, se ne trovano 8 in gara, la zona del punteggio è 6, la zona più piccolina interna, il cerchietto interno, 5, il resto del giallo e poi a scendere 4 3 2 1 e 0, il resto della targa o del paglione o del Questi sono i pidocchi, un altro tipo di bersaglio, invece che ce lo fa vedere questo È sempre lo stesso, sono di quattro tipi in tutto. Questi sono da 40 cm, sono gli occhiali. Saranno anche questi 4 per bersaglio, due superiori e 2 sulla parte diciamo, inferiore. Anche qui il punteggio per tutte le targhe va dal 6 all'1. Da che distanze? Questi eh, vanno dai 10 ai 30 metri, mentre la targa da 60 cm andrà dai 20 ai 45. E l'80 invece, che è la più grande, andrà dai 30 ai 60 metri. Allora, eh, illustriamo per i profani la tipologia di arco che viene utilizzata in, in queste gare eh, del, in del caso, tiro con l'arco di campagna. Certo, in questo caso abbiamo qui con noi un arco compound, è eh, l'arco più, mh, più pre preciso di tutti quanti. Questo perché ha un sistema di mira fatto da una lente di ingrandimento, da una bolla, da uno sgancio meccanico si aggancia alla corda e premendo il pulsante la freccia, la corda parte e la freccia va insieme a essa. E poi ha una stabilizzazione anteriore e una posteriore e l'arco con più spinta, infatti questo arco esce circa a 300 piedi e quindi un arco molto performante. I materiali, questo è alluminio? Alluminio in lega sì, carbonio flettenti con schiuma e quindi è il massimo che c'è nel commercio al mondo. è un investimento cioè comprarsi un arco di questo genere che spesa comporta? ma questo è un, è un, è un arco top di gamma diciamo quindi sono archi costosi tutto, lo, tutto diciamo l'insieme tra il mirino la lente di ingrandimento il poggiafreccia l'arco le stabilizzazioni questi siamo sui 3.000 euro circa, però chiaramente ci sono archi anche molto meno costosi, anche archi scuola che con 300 euro si comprano tranquillamente, quindi è uno sport che si avvicina anche senza grosse spese. Due giorni di gara, 31 luglio 1 agosto, un grosso impegno organizzativo da parte vostra. È abbastanza, abbastanza impegnativo perché bisogna praticamente vedere, tracciare tutti i percorsi sfruttando le pendenze del, del terreno che abbiamo a disposizione. Diciamo che l'ambiente certamente accompagnerà diciamo, quello che è il lato tecnico? Ma direi proprio di sì perché le pendenze ci sono e questa specialità richiede proprio dei tiri in pendenza. Allora si tira su dei paglioni eh, a che distanze? Le si tira su dei paglioni con delle visuali che cambiano come dimensioni e le distanze sono un minimo 5 metri e il massimo 60 metri. Non c'è possibilità di fare una ricognizione, quindi ogni piazzola è una sorpresa per il concorrente. Bisogna valutare le distanze. Perché 12 piazzole sono con delle distanze conosciute, 12 piazzole sono con distanze sconosciute. Quindi l'atleta deve valutare la distanza prima di effettuare il tiro. Elisabetta Mino, una campionessa delle Paralimpiadi, una medaglia d'argento, si allena in questo impianto della società Arceri delle Alpi. Cosa offre a un atleta come lei di livello mondiale un impianto come questo? La tranquillità di allenarsi in un ambiente accogliente, immagino. Sicuramente la possibilità di stare in un posto al verde, tranquillo, fuori dal caos cittadino e poi una struttura accessibile anche per chi è in sedia a rotelle o qualche difficoltà. Questa società avrà l'incarico appunto di organizzare le gare di tiro con l'arco di campagna a Rivoli, ma ci sarà anche tiro con l'arco a Torino e ci saranno anche atleti diversamente abili. Questo è importante per una manifestazione come i Master Games. Beh, sicuramente ormai lo sport paralimpico si affaccia su diversi fronti e sono ben contenta che sia presente anche nei Master Games. Io mi riservo ancora qualche anno prima di approdare, però Insomma, in bocca al lupo. Con ecco, qualche anno ancora delle, delle ambizioni, ancora la voglia di, di andare avanti e di avere ancora qualche soddisfazione? Sì, a breve ci saranno i mondiali di qualifica per le prossime Paralimpiadi, quindi quello è il nostro primissimo obiettivo e poi ovviamente se la qualifica eh, la portiamo a casa, insomma, il resto poi va da sé.